kiss for you. L'isola dei famosi. Francesco Monte umiliato da Barbara D'Urso? Ecco perché. Isola dei famosi 2018, nuove accuse contro Francesco Monte in diretta dalla D'Urso. Lo scandalo droga o il cancelletto. Isola dei famosi 2018, che ha avuto come protagonista indiscusso Francesco Monte, continua ad essere uno dei temi più discussi all'interno dei programmi TV di Barbara D'Urso. Anche questo pomeriggio, nel corso della diretta di Domenica Live trasmessa su Canale 5, abbiamo visto che c'è stata un'ampia pagina dedicata a questa bufera con opinionisti ed ex naufraghi del reality show, i quali hanno raccontato la loro versione dei fatti su quello che sarebbe successo. Addirittura che è stata la macchina della verità, alla quale hanno aderito di sottoporsi Eva Enger e Craig Warwick. Bufera droga all'isola dei famosi. Francesco Monte si sente umiliato? Ma torniamo a Francesco Monte, che in queste settimane ha scelto di rilasciare pochissime interviste in televisione e sui giornali, tra cui quella a Verissimo e al settimanale Chi, ma non a Barbara D'Urso, che più volte anche in diretta TV ha dichiarato che il suo programma è completamente aperto a Francesco Monte e ad accogliere la sua versione dei fatti su quanto è accaduto in queste settimane o il cancelletto Isola dei famosi. Un invito ufficiale da parte della D'Urso all'ex tronista di Uomini e Donne, che pochi mesi fa aveva scelto proprio il salotto di Domenica Live per raccontare le sue sensazioni a caldo dopo essere stato lasciato in diretta al Grande Fratello VIP da Cecilia Rodriguez. In quel contesto Francesco Monte si era fidato di Barbara D'Urso, ma la stessa cosa non è avvenuta questa volta. La frecciatina di Francesco Monte contro Barbara D'Urso. Addirittura si vocifera che Francesco Monte si sia sentito umiliato dai talk show, video virgola che sono stati allestiti in queste settimane nei programmi del pomeriggio di Barbara D'Urso, dove abbiamo visto che spesso gli opinionisti presenti in studio non sono stati proprio docili nei suoi confronti. E forse proprio per questo motivo Francesco potrebbe aver deciso di disertare l'invito che è arrivato da Barbara D'Urso, preferendo quello di Silvia Toffanin, dove ha concesso la sua prima intervista post scandalo droga. Nelle varie interviste di queste settimane, inoltre, sembrerebbe anche che Francesco Monte abbia lanciato delle sottili frecciatine al vetriolo contro la presentatrice di Domenica Live e Pomeriggio 5. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha ammesso che non vuole venedere la sua anima a chi è disposto a tutto pur di fare share in TV e che intende agire per vie legali contro chi lo ha infamato in queste settimane, chiaro riferimento a Eva Enger.